Tutto pronto per la settima edizione dell'Agone, la gara nazionale di traduzione dal greco indetta dal Liceo Classico e Linguistico Piero Gobetti di Fondi dal 16 aprile 2015 con il patrocinio dell'Università La Sapienza di Roma. La competizione avrà inizio venerdì 17 aprile, giorno in cui al mattino i docenti accompagnatori visiteranno la città con la dottoressa Maria Eletta Carocci e la sera verrà messo in scena anche lo spettacolo degli alunni del liceo La Notte delle Muse, alla presenza del sindaco e delle altre autorità politiche cittadine. Sabato 18 aprile, presso l'auditorium comunale, dalle 16.30 la correzione degli elaborati sarà a cura del professor Massimo Di Marco, ordinario di letteratura greca alla Sapienza di Roma, mentre a seguire si potrà assistere all'incontro sul diritto di cittadinanza nel mondo antico e moderno. A moderare l'avvocato Giovanni Malinconico, già presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina, che sostiene l'iniziativa insieme all'Associazione Ex Alunni del Liceo Classico di Fondi, alla Banca Popolare di Fondi e allo stesso Comune. Interverranno il professor Francesco Maria Lucrezzi, ordinario di diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo dell'Università degli Studi di Salerno, e la professoressa Enrica Rigo, associato di clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza presso l'Università di Roma III. In chiusura di serata è il momento più atteso dai ragazzi provenienti da tutta Italia, la premiazione delle versioni migliori alla presenza del dirigente scolastico di Fondi, professoressa Narita Del Sole, del referente del progetto, la professoressa Pierpaola Pilla, e delle altre autorità.